Ma guarda, io sinceramente sulla cosa delle seconde palle non sono d'accordo perché oggi è stata una partita molto equilibrata. Non abbiamo rischiato niente, il Lecce comunque ha fatto tutte conclusioni forzate da fuori, da cui poi è derivato anche il gol. Ma è stata una partita equilibrata e secondo me il pareggio è il risultato giusto. Non ho visto questa mancanza di cattiveria, anzi, abbiamo fatto una partita di carattere, siamo stati molto bene in campo, abbiamo cercato di giocare. Poi l'episodio ci ha caratterizzato la partita, però. Ripeto, la partita è stata molto equilibrata. No, ma guarda, ti dico, di diverso c'è che abbiamo affrontato la settimana con la testa giusta, ci siamo allenati benissimo. Oggi in campo abbiamo cercato anche di giocare la palla con molta più convinzione, quello che voleva il mister. E ti ripeto, la squadra in campo è stata ordinata, i reparti erano comunque vicini, abbiamo cercato di giocare la palla il più possibile, poi ecco, l'episodio ci ha caratterizzato la partita, però non è stata una partita dove abbiamo demeritato. Guarda, il primo tempo eravamo bassi, giustamente sapevamo anche il valore dell'avversario, quindi volevamo un attimo studiarlo e temporeggiare. E quindi di palloni davanti ne sono arrivati pochi. Il secondo tempo ci siamo alzati, siamo stati anche un po' più spregiudicati e abbiamo avuto anche qualche conclusione in più. L'unica cosa che ecco, a noi c'è stata parata e loro hanno fatto il gol. Però ti ripeto, a livello di grinta e determinazione non abbiamo mancato. Ma guarda, tante volte anche gli episodi ti caratterizzano, no? E comunque sia, oggi abbiamo cercato di fare la partita. Poi loro comunque sono un'ottima squadra, un ottimo organico. Sapevamo comunque che stavano bene in campo e quello che ti posso dire per invertire questo trend di marcia bisogna anche essere aiutati anche un po' più dalla fortuna, ecco. Diciamo che oggi siamo stati un po' penalizzati anche perché abbiamo preso un gol che è un tiro da fuori, ha preso l'angolo e è finita poi così la partita. Sì, guarda, sono d'accordo con te, si deve lavorare su questo, anche perché diciamo, in fase offensiva dobbiamo creare qualcosa in più e rispondere alla domanda di prima, che per invertire questo trend di marcia bisogna osare un po' di più e cercare di venire più in avanti. Ma guarda, sono due squadre fortissime, quindi. Però ti dico, ci ha giocato con tutte e due e il Lecce è una squadra molto quadrata, ordinata in campo e il Foggia è molto più spregiudicata, gioca più la palla, ha più personalità, ecco. Però a livello di concretezza secondo me il Lecce è più completo.